questo favoloso concerto. Some folks are born way raise and fly. Woo, they're one blue. Per quanto posso analizzare, continuamente mi ritrovo a pensare che è fondamentale, più che elementare, sapere distinguere il bene dal male. Hey me, hey me, I'm not watching that sound now. Hey me, hey me. Per quanto posso percuotere la rabbia che metto in moto, cambia lo stato di fede col malo stato di vuoto. Per quanto posso percuotere la rabbia che metto in moto, cambia lo stato di fede col malo stato di vuoto. Per quanto posso percuotere, per quanto posso, per quanto posso percuotere, per quanto posso, per quanto posso percuoto, per quanto posso percuoto, per quanto posso percuoto, per quanto posso. Perché le parole più importanti stasera sono quelle della musica. Questo sabato in realtà per molti aspetti è uguale agli altri sabati. Si beve, si sente la musica, si sta con gli amici, si rimorchia. Ma in realtà questa sera è la serata di Libera. Libera fa mille cose. Una delle mille cose che fa è stare accanto ai familiari delle vittime di mafia. E appunto è quello che abbiamo fatto questa giornata a Frosinone. Questa è una delle mille cose che fa Libera. Cosa serve questa cosa? A niente. Nel senso, quella giornata non è servita assolutamente a niente. La nostra presenza lì non è stata utile. Non è cambiato nulla. Loro soffrono come noi non possiamo immaginare, ma non solo perché siamo a un concerto bellissimo, ma perché non possiamo immaginare che cosa succede. Pensano ancora che non avranno mai giustizia, o chi lo pensa non sa se un giorno si farà giustizia da solo, magari. E quindi questo non serve a niente, ma noi dobbiamo stargli vicino per due motivazioni: perché in realtà loro sono le vittime, ma ci sono dei carnefici e attorno a quei carnefici ci sono delle persone, e allora è giusto che noi siamo anche attorno alle vittime e assieme a loro. Ma il secondo motivo è che, perché appunto questa è una delle mille cose che fa Libera, per fare le altre 999 serve andare lì quella giornata, ascoltare quello che dicono loro e dire: questa cosa non deve succedere più. Noi ragazzi usciti dal liceo abbiamo fondato questa associazione, Noi Polis, che collabora con Libera proprio per fare questo, perché noi in quel giorno non possiamo fare niente, ma tutti gli altri giorni possiamo fare mille cose. Le situazioni come questa ti fanno perdere la testa, ti fanno perdere la testa per farti perdere. Non perdere la testa! Non devi! Perdere la testa! Non devi! Perdere la testa! Non devi perdere! Non devi perdere! Non sembra, ma anche stare qui stasera, anche bere una birra, anche ascoltare la musica, applaudire i vostri amici, significa fare uno dei 100 passi che ci portano all'Italia libera dalle mafie. Significa poter dire liberamente che la mafia è una montagna di merda, e questa sera noi lo sappiamo un po' meglio perché noi ci divertiamo comunque, ok? Quindi buonasera, buon proseguimento a tutti e applaudite tanto questi bravissimi ragazzi. Che vi vogliamo dire stasera, che è un appuntamento. È un appuntamento al 21 marzo. Se il 21 marzo ve lo faccio dire da Alfredo. Alfredo, vieni per favore. Alfredo è uno dei 500 familiari di vittime di mafia
che camminano con Libera e con tutte le scuole come le nostre. 29 marzo noi faremo la 19ª giornata della memoria e dell'impegno, che è la memoria appunto di tutti i nostri cari, di chi ha combattuto contro la mafia e dell'impegno che questa memoria richiede, e quindi vi aspetto là. Per il resto grazie veramente per questa serata, per tutta la buona musica, e permettetevi di fare una battuta: dobbiamo fare antimafia, anche perché se lasciamo fare alla mafia rischiamo che poi in tutti i locali ci fanno suonare soltanto Gigi D'Alessio, invece noi, siccome vogliamo fare altro, facciamo così. Marco, adesso do la parola a Marco. Marco era uno come voi, lui andava a scuola a Ostia, alla Briola, e adesso è il nostro responsabile per Roma e provincia di Libera, e lui vi spiega perché andiamo a Latina tutti insieme a fare il 21 marzo. Ciao a tutti. Allora, io prima stavo parlando con il nostro responsabile di Libera a Latina, che mi ha detto una frase molto bella, cioè mi ha detto che la memoria è la forma politica del ricordo. E proprio per questo, perché noi con quella giornata vogliamo non solo ricordare le vittime innocenti di mafia, ma anche parlare dei problemi che viviamo in tanti territori d'Italia dove le mafie sono presenti. Questa è una giornata che ogni anno si svolge in un posto diverso, e guarda caso quest'anno abbiamo scelto di fare il 21 marzo di Libera, la giornata della memoria e dell'impegno, a Latina, in Lazio. Quindi perché abbiamo scelto questo? Perché purtroppo in Lazio le mafie sono molto presenti, fanno tantissimi affari. Pensate che il Lazio è la 6ª regione d'Italia per numero di beni confiscati alle mafie. Roma è la 5ª città per numero di beni confiscati alle mafie, vuol dire che qui le mafie hanno investito molto. E l'anno scorso a Firenze eravamo più di 200.000, quindi non solo i familiari di vittime di mafia, ma tante persone che hanno scelto da che parte stare. E questo è un messaggio che dobbiamo mandare molto forte, specie in questo periodo di crisi in cui le mafie purtroppo fanno tantissimi affari, perché sono gli unici che hanno i soldi in mano. E se noi non vogliamo lasciare il nostro territorio, la nostra città in mano alle mafie, dobbiamo mandare un messaggio forte. Questa secondo noi è l'occasione per farlo, e questa giornata è molto importante, per cui vi invitiamo ad essere presenti e a partecipare. Non vi rubo altro tempo, buon concerto, divertitevi. E allez, ciao. Of every unnecessary they can only do. La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile, e credo che questa sia la sensazione e la paura che da un po' di decenni viviamo dentro di noi, noi adulti ma anche tanti ragazzi. Nel nostro paese ci sono schiere di persone, schiere intere di persone, uomini e donne onesti, che hanno dato la vita perché erano onesti e sono rimasti da soli, in pochi, perché noi altri non siamo stati come loro, e loro sono morti perché noi non siamo stati abbastanza vivi. La mafia e i poteri corrotti hanno eliminato questi uomini perché appunto stavano lì a fare il loro lavoro contro gli interessi di queste organizzazioni. La grandezza di questi uomini e di queste donne
non è nel modo in cui sono morti, ma è nel modo in cui hanno vissuto. Quello che conta, che fa davvero la differenza, è come è che cambia la nostra vita e quindi la nostra società e il nostro paese, non è come si muore, ma è come si vive. E quindi se riusciamo a vivere in modo onesto. In questi anni Libera ci ha aiutato a capire che la forza della mafia sta fuori dalla mafia. E questa cosa è veramente inquietante, perché fuori dalla mafia ci siamo noi. Dove trae maggiore forza? Nella zona grigia fatta di indifferenza, di un quotidiano non vedo, non sento, non parlo, di piccole furberie, di fare o di non fare o di non chiedere uno scontrino, di mettere una firma falsa, di chiedere un favore, di invocare una raccomandazione, di passare avanti o passare sopra a qualcun altro per ottenere quello che ci interessa, o anche soltanto di non denunciare una di queste cose. Questa zona grigia è veramente quella che rafforza ed è vastissima, e ci siamo dentro anche noi, i poteri della mafia. Rita Atria, una ragazza di 17 anni, morta dopo Paolo Borsellino, disperata perché era il suo unico punto di riferimento, ha scritto nel suo diario: prima di combattere la mafia devi farti un autoesame di coscienza, e poi, dopo aver sconfitto la mafia dentro di te, puoi combattere la mafia che c'è nel giro dei tuoi amici, perché la mafia siamo noi e il nostro modo sbagliato di comportarci. Questo, se vogliamo essere onesti con noi stessi, è il minimo che possiamo chiederci, perché corrisponde a quella regola molto famosa, la regola aurea, che dice di non fare agli altri quello che non vorremmo fosse fatto a noi, no? Quindi non vorremmo che altri ci pestassero i piedi, ci passassero sopra, e quindi dovremmo non farlo noi per primi agli altri. In realtà, se vogliamo ottenere qualcosa di buono, dovremmo puntare un po' più in alto, e a questo punto mi viene in mente una frase di Gandhi che diceva: voi e io siamo una cosa sola, non posso farvi del male senza ferirmi. Credo che quando arriveremo a questo, e ci arriveremo insieme e non ci lasceremo da soli, forse avremo iniziato a cambiare qualcosa del nostro paese. Per questo siamo qui stasera insieme a fare festa in musica, perché quello che non ci piace, quello che è morte, noi lo combattiamo con la vita, perché la disperazione la vogliamo sconfiggere con la voglia di vivere, e la musica è tutto questo, perché cerchiamo gli strumenti per trasformare il dolore e la rabbia in impegno. Grazie di essere venuti, e cito una frase che ci hanno detto i genitori di due ragazzi assassinati nella nostra zona, Alessio Di Pietro e Edoardo Sforna. Hanno detto: con la nostra musica che esce dal cuore suoniamo la vita, di musica non si muore. Grazie a tutti. Took my heart when you
got to confess, baby, I can't forget.